Ebbene sì, dopo tanto tempo finalmente, eccola qua, recensione dell'Andini Tracker. Salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti su The Tasca Mine Grower. Ed eccolo qua, l'Andini Tracker. Partiamo un po' dall'esterno, ovviamente linea, devo dire, azzeccata, hanno fatto un buon lavoro di progettazione, una linea molto tagliente con questi fari belli subito a primo impatto, colore ovviamente colorazione dell'Andini ufficiale, quindi questo celeste molto acceso, e poi tutto il resto del trattore ovviamente nero, come è giusto che sia. Sempre parlando dell'esterno, andiamo un po' sul pattino, che si comincia un po' a entrare nel vivo. Allora, pattino, larghezza 40 cm, con tenditore ovviamente a grasso. Qui abbiamo due tappi, uno per stappare la prima parte, che c'è l'ingrassatore, uno per stappare il tutto e svuotare il grasso dall'interno e quindi far retrocedere la ruota di folle e allettare il cingolo. Catene semi lubrificate e la rulliera, ovviamente sono tutti i rulli sono a bagno olio e qui c'è tutti i dadi per controllare appunto il livello. Qui sul pattino abbiamo anche questi fori che sono tappati con la plastica. Questi servono per un eventuale aggancio dell'arcone per la lama anteriore, per la pipista. Questo trattore monta un roll bar abbattibile. Abbiamo deciso di farlo con roll bar abbattibile perché? Perché questo ci dà la possibilità di appunto abbassarlo. Vi faccio vedere anche dove va quando è abbassato. Così che possiamo entrare all'interno di olivete, all'interno di magari un capannone più basso che abbiamo, senza problemi. Se l'avessimo comprato con la cabina, vero, avremmo avuto aria condizionata, fari supplementari, che qui non abbiamo, e altre comodità, però appunto in mezzo agli ulivi riusciamo sempre a sciuparla. Eccolo qua, così è con il roll bar abbassato. Come vedete l'altezza è molto più bassa, si parla di circa un metro e mezzo, a differenza di più di due metri con il roll bar alto, quindi questo permette di entrare sotto le frasche degli ulivi, magari quando devo trinciare o cose così, senza rischiare di rompere frasche o senza rischiare che mi vadano a forzare qui e mi faccia un effetto molla e le prenda nel viso, cosa non molto piacevole, vi assicuro. Sempre fuori, anteriormente le zavorre, abbiamo di serie due quintali di zavorra che si vanno ad aggiungere poi al peso del trattore, che poi appunto dei dati tecnici ne parleremo dopo. Posto di guida che vi faccio vedere per bene dopo, però cosa importante, cominciamo subito a parlare delle cose interessanti per davvero. Cosa c'è sotto il cofano? Per aprirlo ci vuole un qualcosa di appuntito, premere il bottoncino di sgancio e si tira su. Ecco qua, motore, cosa ovviamente fondamentale, il cuore del trattore. Allora, questo come tutta la linea Tracker monta un motore da 2,9 litri della Deutz Fahr, con potenze che vanno dai 75 ai 112 cavalli. Questa è la versione 95, quindi a 90 cavalli reali. Motore stage 4, quindi abbiamo l'abbattimento del gas con una camera di post-trattamento di gas di scarico. Non abbiamo la D-Blue, cosa molto importante. Abbiamo comprato anche perché non lo volevamo con la D-Blue, perché sennò sarebbe stata una rogna ulteriore. Poi qui davanti abbiamo tutto il pacco, ovviamente filtro dell'aria, e poi dietro tutti i radiatori. Radiatore per, in ordine, questo piccolino qui dentro, il radiatore del gasolio in ritorno dalla pompa. Sotto il radiatore dell'olio, poi intercooler, perché ovviamente motore turbo intercooler, e il radiatore dell'acqua, questo grosso bel malloppo qua dietro. Qui davanti c'è la batteria con la scatola dei fusibili, che devo dire anche facilmente accessibile, basta premere queste clip e ci si accede. Qui ci sono i fusibili principali del trattore. Poi qui sopra questa scatola è la centralina motore. Qui abbiamo le connessioni per centralina motore e centralina del trattore, perché sono due cose separate. Parliamoci chiaramente, speriamo non si rompa niente di queste cose qui, perché qui sono veramente dolori. Sempre riguardo al motore, vi dico che il trattore ha due serbatoi dell'olio, ovviamente uno per l'olio motore, dove ci va un 1540, che è appunto quello dedicato soltanto al motore, mentre poi abbiamo l'altro serbatoio, che è quello per l'olio generale, che è un olio che appunto funziona per tutto, che sia per i sistemi interni, che sia appunto per alimentare gli attacchi idraulici e sollevatori.
Il quisappo è qui nel centro, che non sto a levare questa copertura in gomma perché poi è un casino da rimettere, però qui c'è appunto l'accesso al serbatoio centrale dell'olio, al cui interno ci va un multiflacati 1530, che è appunto l'olio che ora va per la maggiore per quanto riguarda questi reattori. Serbatoio del gasolio da 85 litri, quindi un serbatoio anche importante, si tratta di un serbatoio che dura una giornata in più a lavorare in maniera intensiva, quindi non c'è nessun problema di capacità. Abbiamo visto davanti, adesso ovviamente andiamo a vedere il dietro. Tanto rimetto le chiavi a posto, se no le perdo. Posteriore del trattore. Semplice, pulito, con i braccetti dell'attacco dai punti. Terzo punto con sforzo controllato. Attacco per la presa di forza che attualmente è coperto, cioè, come avete visto c'è il cappuccio di sicurezza che è anche abbastanza noioso da togliere. Presa di forza semplice con a serie normale. Cappuccio che è d'alluminio, meglio che di plastica, così almeno magari non si rompe alla prima botta. Barra del tiro classica con le regolazioni per appunto poterlo tenere spostato in caso di lavorazione appunto con un erpice o con un aratro. Poi farò più la lavorazione posteriore. Porta targa, perché ovviamente il trattore è omologato, può circolare su strada. Abbiamo anche già la targa che però non abbiamo messo per comodità. Frari, fari dei freni e frecce, perché appunto ci sono tutte quelle di norma per circolare su strada. Attacco a 7 poli per un carrello. Presa hobo per eventuali attrezzi posteriori che hanno bisogno di corrente. Poi abbiamo 6 attacchi idraulici, 3 coppie. Sono pochi, sono troppi. Questo ne parliamo poi nelle considerazioni alla fine. Sollevatore, sollevatore che, stando a quello che c'è scritto sul sito ufficiale, così questa configurazione, che è la configurazione semplice, quindi quella con il classico pistone sotto il sedile che tira su, questo è omologato per circa 31 quintali di sollevamento. Non so di preciso se qui al braccetto o qui, ma penso che al braccetto di supporto. Qui appunto è il punto dove è omologato a 31 quintali. C'è il volume della configurazione con i pistoni maggiorati, quindi ci sono attaccati lì. Oltre al solito braccetto c'è anche un pistone supplementare che si collega qui in teoria, credo, che porta poi la capacità di sollevamento massimo da 31 quintali a circa 42 quintali, quindi una capacità veramente elevata, la stessa che, cioè veramente alza se stesso il trattore. Non ci abbiamo messo perché comunque già così non ci sta nessun tipo di problema ad alzare qualunque tipo di attrezzo, alzare carichi. Abbiamo provato un vendemmia con il cassone dell'uva dove ci vanno circa 8 quintali e il trattore la mandava su come se nulla fosse, quindi non c'è nessun problema, ecco. Ma adesso andiamo un po' nella parte più noiosa, ecco, un po' di dati tecnici che però sono importanti. Come vi dicevo, appunto, motore stage 4, quindi niente di blu, abbiamo solo il post trattamento dei gas di scarico. Potenze che vanno, come vi dicevo, da 75 a 112 cavalli. Peso, questa è la versione M, perché c'è la versione sia M che F. F frutteto e M montagna, quindi questa qui è la versione più grande. Peso di questo si va intorno ai 40 quintali più 2 quintali di zavorra, quindi circa 42 quintali di peso reale del trattore. La larghezza è 1,70 m con i pattini questi qui da 40 cm, altrimenti montando i pattini da 45 cm si va a una larghezza di 1,75 m. Una lunghezza all'incirca di 3,5 m, quindi insomma, come vi dicevo, è molto imponente. Vi posso dire che si gira bene, non ha nessun tipo di problema, anche in vigna non c'è problemi, nonostante le dimensioni appunto sono importanti, ci si lavora bene in vigna, ma poi appunto che di questo ne parleremo alla fine. Sotto il cofano abbiamo due pompe, una per la gestione dell'olio, parte importante del trattore, come appunto sterzo, che appunto questo ha uno sterzo idraulico, freni e tutto quello che serve all'interno del trattore, che ha una portata di 28 litri e mezzo al minuto. Mentre poi abbiamo un'altra pompa, oggi c'è anche moscerini, abbiamo un'altra pompa, quella più grande, che è quella che gestisce appunto attacchi idraulici e sollevatore posteriore, quella che porta 42 litri al minuto. Ovviamente ci sono delle regolazioni di flusso, qui sotto il sedile c'è una regolazione di flusso che regola quanto appunto olio far passare dall'impianto. Vi parlo un po' della strumentazione a bordo, intanto i sei comandi per i deviatori, sollevatore, sforzo controllato, cambio,
faccio vedere sempre sopra. Intanto vi faccio vedere le leve, poi vi spiego anche i bottoncini che servono. Ovviamente leva destra e leva sinistra, gas, selettore di gamma, passivo, lento e veloce, freni, destro e sinistro, anche se non servono a niente destro e sinistro perché si usano entrambi allo stesso momento, poi vi spiegherò anche questo. Attacco per la presa di forza meccanico, questo è proprio una leva meccanica che serve per inserire, ecco, infatti ora non entra. Poi, presa di forza con il nesto elettronico, perché quando uno lavora tiene questa fissa inserita e magari quando arriva in fondo al filare stacca da qui, vedete, ora è inserita, tira su, stacca, fa manovra e riattacca. Questa idraulica fa tutto da sé. Nella parte sinistra invece abbiamo inversore, avanti e indietro con la mezza marcia anche. Infatti, se vedete sopra vi segna appunto avanti normale, indietro oppure avanti più veloce. Mette frizione. Selettore di velocità della presa di forza, ovviamente 540-540 euro, freno a mano, un posto di guida comunque devo dire pulito, senza tante cose inutili, si capisce bene come si guida, insomma non è difficile. A livello appunto di cambio, come dicevo, ci sono appunto tre leve, questo comporta avere 16 marce avanti e 8 marce indietro, senza super riduttore. Si va all'incirca una velocità massima di 15-18 km/h, quindi questo non è male quando uno deve viaggiare magari appunto su strada, come vi dicevo, in caso di se uno montasse appunto i cingoli di gomma può andare su strada e fare quasi 20 all'ora, ecco, può essere utile. Ma parliamo un po' anche del posto di guida, come ci si sta, perché uno se ci deve stare 8-10 ore, insomma è importante che stia comodo. Allora, io sono alto 1,95 m, non sono sacrificato, ci sto bene sopra, c'è appunto spazio, c'è braccioli comodi, regolabili, c'è la regolazione per vedere quanto farli andare giù o su. Sedile, in questo caso abbiamo messo sedile pneumatico, quindi comodità ai massimi livelli. Appunto, come vi dicevo, frizione e freni si pigiano benissimo senza nessun problema. Tunnel centrale che c'è, però non è così, ecco, imponente da togliere spazio alle gambe, quindi appunto i piedi ci si sta bene. Sempre dal posto di guida, appunto, abbiamo poi il quadro, che è la parte che c'è tutta l'informazione riguardo il trattore. Parlando della strumentazione a bordo, quattro frecce. Interruttore per la luce posteriore di lavoro. Questo è un blocco per la presa di forza. Per normativa, la presa di forza, se uno si alza dal sedile, si spenge. Invece, tenendo premuto questo con la presa di forza attiva, anche se uno si alza, la presa di forza continuerà a girare. E questo appunto serve nel caso in cui uno abbia a preparare una botte o cose così. Infine, questo tastiere arancione qua giù, che è una delle cose più utili che c'è, praticamente è una specie di cruise control per i giri del motore, però. Quindi, uno dice devo lavorare a 1800 giri, bene, porta il motore a 1800 giri, tiene premuto, salva il regime, può anche abbassare poi la levettina del gas, per esempio, la tengo qui, salvo i giri, poi uno spenge e la lascia tranquilla. Il motore continua a girare appunto dal regime impostato, a prescindere da salite, discese e cose così, quindi la centralina fa da sé e uno è sicuro che l'attrezzo che magari è attaccato dietro alla presa di forza lavorerà sempre allo stesso regime. Qui a sinistra invece abbiamo la leva appunto classica da macchine con posizioni, ora suona perché c'è il quadro spento, anabbaglianti, abbaglianti, poi frecce e ovviamente clacson. Ma la cosa più interessante appunto è quello che c'è qui nel mezzo, perché io adesso ve l'accendo, porta pompa del gasolio di precaricamento come sempre, eccolo qua, abbiamo indicatore del gasolio, temperatura, contagiri. Non abbiamo la velocità, quindi non abbiamo il contachilometri, però serve fino a un certo punto, serve. Parliamo un po' di quello che c'è invece sul display. Questa è la prima schermata. Abbiamo l'orario, che è sballato, è giusto che sia. Le ore di lavoro, 105 ore. Ho aspettato a fare la recensione anche perché appunto volevo avere un po' di esperienza sul trattore per potervi appunto parlare di come effettivamente lavora. Poi abbiamo tensione della batteria. Consumo orario, questo ultimo è l'indicatore di ettari lavorati all'ora, però non so come funzioni, come vada settato, perché seguo nelle schermate successive, come vedete abbiamo anche chilometri fatti sulle svolte, ettari lavorati, carburante consumato per lavorare quel tot di superficie, ore impiegate a lavorare quella superficie. Qui diciamo siete in un mondo un po' più complicato,
in cui ci sarebbe bisogno di studiare effettivamente un po' di più come funziona questo reattore fino in fondo, perché queste cose qui molto tecnologiche non ci ho messo molto male, questo è sincero. Questa è la regolazione per avere lo schermo più chiaro, più scuro, per vederci meglio sotto il sole, e quella era l'ultima. Alla fine, beh, diciamo che ci sono tante cose, tante informazioni che ti può dare questo display, però veramente la cosa veramente tecnologica poi è su ruote, dove ci sono tanti tanti settaggi in più. Comunque, qui a sinistra poi abbiamo il selettore per farvi vedere a quanti siamo selezionati con la presa di forza, 540 in questo caso. Se io invece vado a spostare questo giù, vedete, 540 eco. Ovviamente si lavora sempre a 540 tradizionale. Questo sopra, questo 0 qui, è i giri invece reali della presa di forza, ovviamente 0 perché è spenta. E poi qui sopra in realtà non c'è nulla di che, perché non c'è niente. Sostanzialmente vi faccio vedere un attimo che vi dicevo riguardo a questo M e questo blocco della presa di forza. Metto in moto. Allora, guardate un po', innanzitutto il consumo, che adesso mi segna 1,2 litri l'ora al minimo. Adesso vi faccio vedere, se io salgo di giri, tengo premuto, eccola qua, mi viene una M, e io adesso, se abbasso la levetta, lui continua a stare lì. Ovviamente se l'alzo di più, lui sale. Però vedete, leva al minimo e lui continua a stare al regime salvato. Poi rifigio e lui torna giù. Lo rifigio un'altra volta e torna a quello salvato. Poi presa di forza, ve la innesto. Beh, quella meccanica purtroppo non entra mai alla prima. Per farla entrare bene, bisogna far girare un attimo il tutto. Ora è inserita, adesso l'accendo e vedete, mi dice innanzitutto il simbolo di pericolo e poi mi dice la rotazione. Se io mi alzo, dopo un pochino in teoria si spenge, eccola qua, si è spenta. Mi rimetto a sedere, spengo, riaccendo, tenendo premuto questo invece, guardate, eccolo qua. Adesso mi dice che mi posso alzare. Infatti, se mi alzo, la presa di forza continuerà a girare. Se invece poi lo rifigio, eccola qua, si è spenta. Ora la stacco e spengo tutto. Abbiamo anche lo staccabatterie per evitare appunto che la batteria si scarichi a caso. Meno sicurezza, lui si spenge e il trattore poi diventa completamente scollegato dalla batteria. Parlando un po' di pregi e difetti, innanzitutto partiamo un po' dai pregi, e devo dire ce ne sono, soprattutto per me che venivo da un 605, devo dire, passare a un trattore così è un bel salto di qualità. Innanzitutto, beh, come vi dicevo, peso, cavalli, ce ne sono tanti, il trattore tira veramente tanto. Cosa importante ancora di più? Comodità a bordo. Come avete sentito, il motore non fa tanto rumore. I cingoli quando viaggio non c'è quello sferraglio metallico insopportabile, molto silenzioso, vibrazioni contenute, grazie anche ovviamente al ponte anteriore dove c'è la balestra, vibrazioni molto contenute che vengono ancora di più ammortizzate da poi dal sedile pneumatico. Sul sedile c'è la regolazione, si chiude giù, si sgonfia, poi quando c'è il quadro acceso, tiro su e lui si gonfia. Ovviamente questo per avere una pressione ottimale per ogni peso di persona, perché ovviamente quello che va bene per me, magari per una persona di 70 kg è troppo gonfio e non gli fa niente di ammortizzatore. Un'altra cosa non da poco è la precisione, perché veramente con le leve così, come vi dicevo appunto, i freni non servono. Perché? Perché queste leve nel primo scatto vanno a sganciare le frizioni di sterzo, se le tiro fino in fondo invece vanno a cattivare il freno corrispondente al cingolo dalla parte ovviamente della leva che ho tirato. Quindi per girare è sufficiente tirare fino in fondo la leva e il trattore diventa a compasso. Per questo che i pedali appunto non servono più, servono soltanto per fermarsi i pedali. Se uno pensa di tirare fino in fondo e pigiare anche il pedale del freno, fa danno, ve lo dico subito, fa danno. E andare a cambiare freno a questo è complicato perché monta freni a disco, fra l'altro. E come potete vedere, mentre i freni sono lì dentro nel cosciale, come tutti i trattori a cingoli, non è molto comodo lavorarci, ve lo assicuro. Beh, di pregi sinceramente è un trattore, devo dire, trattore si comporta bene, trattore senza infamia e senza lode, trattore che ovviamente fa il suo lavoro egregiamente. Consumi, tasto dolente, nemmeno più di tanto in realtà, perché
Perché i consumi devo dire che sono in linea con altri trattori. Sotto sforzo si parla di un consumo che arriva fino anche a 12 litri l'ora, ma sotto sforzo vi dico un rip infilato tutto in terra a 30 cm con tre ancore, in salita andando abbastanza veloce, vi parlo di circa 7-8 all'ora. Quindi potete capire che insomma lo sforzo genera tanto, però i consumi appunto arrivano, questi sono proprio i massimi, massimi che ho mai raggiunto. Se no altrimenti i consumi si attestano intorno a 8, dai 6 agli 8 litri l'ora. Tasti dolenti, anche qui, come vi dicevo, trattore senza fiamme e senza lode, abbiamo innanzitutto un sollevatore che come altezza massima non è molto elevata. Vi devo dire che non arriva a livelli, oh mio Dio, cioè che è tirato su come in questo caso, con sia il braccetto chiuso che anche l'asta regolabile chiusa, altezze non sono così elevate. Abbiamo anche i braccetti che sono non troppo lunghi. Quindi con un terzo punto idraulico a volte c'è il rischio che l'attrezzo sia troppo inclinato indietro e non ci sia modo per tirarlo più avanti, in quanto il terzo punto idraulico è già tutto chiuso e avendo i braccetti corti, un punto non c'è modo di tenerlo più avanti. Un'altra pecca di questo trattore sono gli attacchi idraulici. Attacchi idraulici che purtroppo ne abbiamo soltanto 6. Ne abbiamo solo 6 e vi dico, sono abbastanza ni. Ni perché se io monto, appunto, vedete qui, 2 per il braccetto destro, 2 per il terzo punto idraulico, ne rimane soltanto 2 poi per un eventuale terzo posteriore, che non è il massimo. Questi ovviamente sono punti, insomma, punti scomodi relativi. In realtà di grosse lacune, grossi problemi, per ora non ho riscontrato niente. Magari alcune cose si vedranno nel corso degli anni, come per esempio la qualità dell'acciaio. Qualità dell'acciaio che vedremo nel corso degli anni, perché per esempio una cosa importante sarebbe la qualità delle catene. Questa che nel 100 ore purtroppo, o per fortuna, insomma, 100 ore se dà problemi dopo 100 ore è un casino grosso e non poco grosso. Però ecco, questa è una cosa che appunto vedremo nel corso degli anni, magari 2-3 anni. E vi posso dire poi effettivamente che qualità hanno questi acciai. Per adesso appunto non dà problemi. Anche lì, poi, dal punto di vista motore e cose così, anche lì si spera non ci sia problemi. Vi dico subito, non ho mai avuto motori Deutz, non so come si comportino. Per adesso non ci sono stati problemi dal punto di vista elettronico, perché ovviamente come potete immaginare, un trattore così può far spendere tanti soldi. Facendoci le corna, per adesso va tutto bene e spero rimanga così per tanti anni. Vi parlo un po' effettivamente come mi ci trovo io, perché ovviamente l'utilizzo, l'ho utilizzato abbastanza, insomma, 100, come avete visto, 105 ore di lavoro c'ho. E vi posso dire, comodità, ve lo dico in prima persona, comodità assoluta. Ci sta veramente bene, ci sono rifatto anche 10 ore al giorno a diritto. E vi posso dire, ci si sta veramente bene sopra. Livelli di rumorosità appunto molto accettabili, ci posso stare senza cuffie, non c'è nessun tipo di problema. Per quanto riguarda la posizione delle leve, che è una cosa che comunque da tenere in considerazione, magari uno non guarda, deve arrivarci a mano, vi posso dire che sono facilmente trovabili tutte, sia i deviatori sia la leva per il sollevatore sono comunque facili da arrivarci, non c'è bisogno di andare lì a cercarle, perché comunque sono molto intuitive. Attacchi idraulici che comunque sono attacchi idraulici di quelli rapidi, quindi basta spingere in fondo e entra da sé, cosa comunque che ormai è uno standard per fortuna, perché devo dire che tutte le volte dover stare lì, tirare dietro la ghiera, mettere il tubo, non dico noioso, però ecco, avendo quelli nuovi, pigi e entra da sé. Visibilità. Visibilità, vi posso dire che da sedere sopra la visibilità è ottima. Sia davanti, anche se non si vede benissimo dove finisce il contrappeso, però comunque uno vede bene dove finisce il cofano. Ci considera quei 20 cm di contrappeso e capisce benissimo dov'è. Si vede benissimo davanti ai cingoli cosa c'è. Da qua sulla sedia, ovviamente, se ci fosse qualcosa, si riesce benissimo a vederlo. Visibilità posteriore. Ovviamente si lavora posteriormente, si lavora, quindi uno deve vedere cosa c'è dietro, come dove lavora l'attrezzo. Perfetta, perché è tutto libero. I braccetti si vedono bene, anche per attaccare un attrezzo si vedono benissimo. Non c'è niente che impedisca la visione anche del tiro, quindi anche quando devo attaccare un carrello o cose così, vedo benissimo dov'è il tiro. Un eventuale attrezzo, ne può essere un'interfila o cose così, si vede benissimo perché appunto lavora qui dietro, lavora lì, dove può arrivare, e si vede senza problemi, appunto non c'è niente. Detto questo,
Penso di avervi detto tutto. Se poi avete qualche dubbio o curiosità, ovviamente non vi fate problema a scriverla nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il trattore vi sia piaciuto, perché ovviamente questo è un trattore che abbiamo comprato per noi, quindi non c'è nessuna collaborazione con Landini o con intermediari che magari mi hanno mandato per provarlo. Assolutamente no, questo è un trattore che abbiamo comprato in azienda. Questo e ovviamente il ruote abbiamo comprato entrambi. Quindi vi assicuro, non c'è nessun tipo di conflitto di interessi nel parlarne bene o male, se non se ne parlo male, perché vuol dire che ho comprato un trattore che non ne vale la pena. E vi posso dire che non è così, perché il trattore lavora veramente bene. Quindi, beh, io che vi dico? Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che appunto il mezzo vi sia interessato. Spero che vi abbia fatto capire com'è il trattore. E io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina e passate sia da Instagram che da Telegram con il link in descrizione. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.